Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di intervistare Giovanni Biondi, presidente di Indire, presidente infatti dal 2013, a lungo direttore generale dello stesso istituto, dal 2009 al 2013 è stato capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione. Ha insegnato come professore a contratto in varie università italiane, tra i quali la LUMSA, la Università di Venezia e la IULM. Dal 2009 è chairman dello European SchoolNet, è il network costituito da più di 30 ministeri dell'educazione europea. Ha collaborato con numerosi progetti europei ed è responsabile scientifico di Didacta dal 2017. È componente di numerosi comitati scientifici di riviste italiane ed internazionali ed è direttore della rivista IULM Research. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Oggi avremo il piacere di rivolgerle qualche domanda sugli strumenti didattici e le nuove metodologie del mondo dell'insegnamento. Partiamo dagli strumenti didattici. Dopo l'esperienza della DAD è esplosa la richiesta di risorse digitali e multimediali. Ma quale sarà, a suo parere, il destino dei libri di testo? Secondo lei manterranno un ruolo centrale anche in futuro? Allora, guardi, innanzitutto, purtroppo il libro di testo, ormai da diversi decenni, è diventato più che altro un manuale scolastico, non ha più una veste, veramente di libro. Tant'è vero che c'è una rincorsa tutti gli anni ad aumentare le pagine. Quindi il libro è una delle forme di rappresentazione della conoscenza, non è l'unica. La rete lo dimostra, ma è una forma, di rappresentazione della conoscenza che è sequenziale e ha un compito, secondo me, che non verrà sostituito dalle tecnologie, perché sviluppa il pensiero critico individuale. Quindi è uno strumento di riflessione individuale che aiuta appunto a sviluppare un pensiero critico, a riflettere, a... Quando però il libro, in particolare il libro di testo, rincorre la rete e quindi rincorre le informazioni e tutti gli anni aumenta di 10 pagine perché aumenta contenuti, nozioni e quant'altro, perde la sua funzione. Perché ormai le conoscenze, i contenuti sono in rete, sono su internet, quindi il libro non raggiungerà mai, i risultati che raggiunge la rete, perché la rete prima di tutto lavora con tanti linguaggi e quindi le conoscenze sono espresse attraverso video, filmati, ambienti interattivi, immagini, suoni, c'è di tutto, tanti linguaggi. E poi soprattutto la rete è veloce, cioè la rete aggiorna, le sue informazioni con una grande rapidità. Quindi noi dobbiamo immaginare che in futuro le informazioni stanno in rete. Il libro deve tornare a essere un libro, quindi ridurre drasticamente il numero delle pagine e ritornare a essere, uno strumento di riflessione individuale che serve a concettualizzare, le cose. Ma se continua a rincorrere, le informazioni, il libro, soprattutto quello scolastico, perde la sua funzione, è destinato a perderla, perché non fa il libro. Invece io credo che il libro oggi continua a essere uno strumento indispensabile proprio per questo motivo, ma deve tornare a essere un libro. Gli strumenti didattici digitali sono in costante evoluzione. Osservando il panorama nazionale e internazionale, può segnalarci quelli che l'hanno colpita e che ritiene maggiormente efficaci? Guardi, allora, un po' di anni fa si parlava di learning object, cioè di oggetti per l'apprendimento, che un po' di anni fa erano degli applet Java, poi sono stati, c'è stata un po' un'evoluzione. Oggi sono soprattutto ambienti immersivi, anche oggetti 3D, che consentono di immergersi in una realtà. Ci sono degli oggetti bellissimi oggi che fanno capire come funziona, il cuore, o come funziona un pianeta, o come
funziona una cellula, un virus, tanto per entrare, diciamo, nei temi del quotidiano, e sono efficaci perché entrando in una realtà immersiva capisci, perché lo vedi, perché magari... Dopodiché è chiaro che c'è un momento successivo di riflessione, si torna al discorso del libro di testo di prima, che è necessario. Però è chiaro che se io oggi voglio spiegare la pittura del 300, non posso avere, diciamo, il famoso libro dell'Argan, su cui abbiamo studiato tutti, di storia dell'arte, con il francobollo in basso. Oggi il digitale è troppo più efficace, perché si va a esplorare, a vedere particolari che spesso non si vedono nemmeno a occhio nudo. Quindi, diciamo, questo tipo di contenuti digitali ha una grande efficacia. Bisogna saperlo coniugare e saperlo mettere dentro. Certo, non, la lezione fatta sulla web, davanti a una webcam, come facciamo noi in questo momento, che facciamo una chiacchierata, non aggiunge un grande valore, voglio dire. Noi potremmo essere seduti entrambi in una bella poltrona, parlarci, sarebbe anche più gradevole, ma la nostra conversazione a distanza non è che aggiunge sicuramente, forse toglie qualcosa. Quindi cosa succede? Quando la DAD finirà e quando, speriamo presto, si potrà tornare a scuola, molti insegnanti che hanno fatto solo lezione frontale, quindi hanno ribaltato quello che facevano a scuola, quindi un mondo analogico sul digitale, chiuderanno semplicemente il computer e diranno: meno male, non lo devo più usare. Per fortuna adesso ho la mia lavagna, i miei ragazzi davanti che guardano la lavagna, io posso esprimere. Quindi diciamo, il digitale richiederebbe, come tutti i linguaggi, di pensare in digitale. E non è banale, no. Perché è come quando si impara una lingua, io dico sempre, quando si impara una lingua all'inizio si pensa in italiano e si traduce in inglese. Poi quando si va avanti si pensa in inglese, cioè si apprende un linguaggio. E lo stesso vale per il digitale. Tanti editori, e lei viene dal mondo editoriale, lo sa, inizialmente cosa hanno fatto? Hanno fatto il PDF del testo, cioè hanno trasportato quello che era nato per la carta, l'hanno portato sul digitale. Una volta ho scritto in un libro che ho scritto, c'era un capitolo che si chiamava "Carta sei e in carta ritornerai". Perché quello che è pensato per la carta ripassa dalla stampante. Sembra banale, ma è così. Perché se tu l'hai pensato per la carta, ripassa dalla stampante. È vero. E questo è un destino crudele. Invece il digitale è un altro linguaggio. Certo. E quindi bisogna pensare e ragionare in digitale. Ed è proprio un passaggio storico importante. Io ricordo sempre un editore importante, ora non voglio citare il nome e cognome, insomma uno degli editori più importanti, oltretutto di Bologna. Oltretutto di Bologna. Lo faccia. Enriquez della Zanichelli, certo. Il quale una volta, un po' di anni fa, che era venuto a Indire, in cui si parlava appunto dei contenuti digitali, eccetera, mi avvicinò e mi disse, dice: ma professore, ma lei è sicuro che noi siamo i suoi partner per questa transizione al digitale? Perché? E mi disse, lei si ricorda chi ha costruito la prima chitarra elettrica? Ora io, con qualche reminiscenza, diciamo, giovanile, azzardai, dico, mi sembra Fender. Le prime chitarre erano elettriche, erano Fender, Jimi Hendrix, mi ricordo, eccetera. E lui mi disse, è vero, Fender, ma si ricordi che Fender prima non aveva mai fatto chitarre acustiche? E nessuna compagnia marittima che trasportava i nostri di là dall'oceano si è poi trasformata in una compagnia aerea. E questo l'ho trovato un'osservazione molto acuta, molto giusta. E l'ho anche verificata perché, per esempio, al BET di Londra, dove io sono andato per tantissimi anni, che era uno degli eventi, diciamo, europei, forse mondiali, più importanti sull'innovazione digitale, non c'erano gli editori classici, c'erano dei nuovi editori.
c'era una editoria nata dal garage, diciamo così, o spesso dal mondo televisivo, dal mondo, diciamo, multimediale. Quindi credo che siamo di fronte appunto a uno scenario di grande trasformazione, e per poter utilizzare al meglio bisogna considerare di pensare in digitale. Questo è un passaggio che i nostri insegnanti non sono preparati a fare, sia per età. Infatti, volevo proprio chiederle questo. Perché non so, esatto, gli insegnanti non sono preparati a fare una cosa di questo genere. E appunto come dovrà cambiare la modalità di insegnamento, perché appunto come dice lei non soltanto il contenuto didattico deve evolvere in un modo assolutamente... No, ma anche le metodologie. Esatto. Assolutamente. Infatti noi abbiamo avviato ormai da 6 anni questo movimento che si chiama Avanguardie Educative, che ormai coinvolge più di 1200 scuole in Italia, e che, diciamo, cerca di, che è visto come un grande puzzle in cui ci sono tante tessere di questo mosaico. Si può partire da una di queste, però poi bisogna mettere le altre, perché la trasformazione del modello riguarda tutto, riguarda gli ambienti scolastici, perché noi oggi abbiamo delle scuole, delle architetture scolastiche interne fatte tutte nello stesso modo, corridoi e aule. Ci sono aule speciali che sono i laboratori, che alla fine sono aule normali. Io cito sempre l'aula di informatica, che fino ad ora era la terza B, che con i computer sul banco è diventata l'aula informatica, ma non ha cambiato la scenografia, è rimasta sostanzialmente la stessa. Quindi abbiamo un'architettura molto semplice. Non parliamo degli arredi. Gli arredi scolastici sono sedie, banchi, lavagna e cattedra, un armadio, fine dell'arredo. Cioè quindi noi abbiamo un modello, un'architettura, un'organizzazione dello spazio che è funzionale alla lezione frontale, cioè alla trasmissione del sapere. Quindi lo scenario, quando un insegnante vuol fare qualcosa di diverso, si deve ingegnare, cioè deve... scombinare tutto, riorganizzare, magari utilizzare i corridoi, cioè deve proprio, perché l'ambiente non è costruito per questo. Quindi se noi vogliamo fare una trasformazione del modello scolastico, dobbiamo andare a toccare le varie componenti, che sono questa, sono anche il tempo scuola. Noi nell'avanguardia educativa abbiamo scuole che ormai fanno nel primo quadrimestre fanno solo 4 materie e le altre 4 le fanno nel secondo quadrimestre. Perché? Perché è chiaro che se lei vuol fare lezione può fare anche lo spezzatino dei 50 minuti che ogni 50 minuti fa una lezione diversa, ma se vuole costruire un percorso di apprendimento ha bisogno di un tempo, ha bisogno di dedicare una mattinata, per esempio, a un certo tipo di lavoro. Cito sempre un'esperienza, perché in questo caso è una cosa che l'ho inventata io, ma per in modo paradigmatico, diciamo così, di 2 insegnanti di lettere durante la DAD, durante le didattiche a distanza. Il primo che presenta Leopardi, si mette davanti e racconta Leopardi, poi dice: ragazzi, bene, ora studiate l'antologia, la poesia X o Y, e poi la volta dopo magari interroga, cioè riporta, diciamo, replica quello che faceva prima in aula. L'insegnante numero 2, davanti allo schermo, introduce brevemente, diciamo, Leopardi, poi dice: ragazzi, bene, ora vi dividete in gruppi e costruite uno schema di significatività delle poesie. Secondo voi quali sono, a quali criteri deve corrispondere una poesia per essere significativa, andate in rete, cercate tutte le poesie di Leopardi e selezioniamo le 10 poesie che secondo ogni gruppo, diciamo, sono significative. Bene, ragazzi, finita la riunione, cominciano a lavorare, a collaborare, la volta dopo si ritrovano, vedono che tutti hanno scelto
in ipotesi due poesie, le stesse due poesie. Allora si discute perché, per come, la differenza, eccetera. Faccio breve. Alla fine di questo percorso, alla fine i ragazzi hanno costruito loro l'antologia della terza B. L'hanno costruita loro. Questo è un modo per fare. Usano tutte e due la stessa piattaforma, Zoom per dirne una, o Teams, o quello che è. Benissimo, non è la differenza la tecnologia, è la differenza la metodologia. Certo. Nel secondo caso gli insegnanti, i ragazzi sono coinvolti, fanno un percorso di apprendimento, condividono, fanno un'attività di lavoro di gruppo e via discorrendo. Potrei fare lo stesso esempio su qualunque materia, ovviamente. L'ho fatta a lettere per dire una lontana dalle tecnologie, ma se ne potrei fare tantissime altre. Certo. Quindi è chiaro che la differenza la fanno, non la fa la tecnologia in molti casi, la fa proprio la metodologia di lavoro. E infatti, nel secondo caso l'insegnante, quando riaprirà la scuola, continuerà comunque a fare delle attività, perché se le potrà portare dietro. Il primo insegnante, come le ho detto prima, chiuderà il computer e dirà: per fortuna non ho più questa tortura. In tanti lo hanno detto, infatti stanno continuando. Certo, ma guardi, noi abbiamo fatto un'indagine, per esempio, su 3.700 insegnanti, e la stragrande maggioranza ha fatto lezioni frontali, oppure ha usato WhatsApp per mandare compiti a casa. Questa è la realtà. Quindi perché? Perché abbiamo ancora un modello frontale, quindi non è che la tecnologia gli ha fatto cambiare. Certo, naturalmente questa esperienza probabilmente ha accelerato, diciamo, alcune sensibilità, perché molti insegnanti si saranno resi conto magari anche dell'efficacia di certi linguaggi, e quindi finita questa pandemia, speriamo presto, si porteranno dietro qualcosa in più. Io me lo auguro, diciamo così. Certo. Presidente, lei è chairman dello European SchoolNet, che è un network costituito da 34, se non erro, ministeri sì. dell'istruzione europei. E quali sono appunto le metodologie dell'insegnamento che vede a livello internazionale e che vorrebbe portare qua in Italia da noi? Ma guardi, quelle che ho le dirò una cosa che forse la sorprende, che forse abbiamo portato qualche metodologia noi in Europa. Sì. Questo è una cosa interessante. Ormai tutti i paesi stanno, ormai c'è una crisi dei sistemi scolastici. Guardi, le do una chiave di lettura. Allora, quando il livello tecnologico della società non era particolarmente avanzato, non era la tecnologia, il livello tecnologico non era così importante, la scuola non aveva importanza, perché si imparava a potare un olivo stando nei campi. E i contadini mandavano malvolentieri i bambini a scuola, perché sottraevano braccio all'agricoltura, e quello che serviva a vivere era i prodotti del campo. Quindi non c'era da imparare nulla a scuola, perché erano cose astratte. Quando poi si è sviluppata una società industriale, e quindi il livello tecnologico della società ha sopravanzato le conoscenze del singolo, allora la scuola ha preso una grandissima importanza, perché ha dovuto traghettare una popolazione di analfabeti, figli di analfabeti, verso una società industriale, dove invece per stare al mondo bisognava avere delle competenze minime: leggere, scrivere, far di conto, conoscere alcune cose fondamentali di storia, di geografia, per potersi orientare. E questo è stato, e questi sistemi, compreso il nostro, ma un po' in tutti i paesi europei occidentali parlo, perché è chiaro, in Africa c'hanno ancora problemi di alfabetizzazione, ma diciamo nei paesi occidentali questi sistemi hanno impiegato quasi un secolo per allineare, diciamo, le competenze della popolazione allo sviluppo tecnologico. Se lei pensa che non è mai troppo tardi, è degli anni 60, quindi non è che stiamo parlando proprio di un'epoca geologica. E quindi oggi, dalla fine del secolo, diciamo, ad oggi, negli ultimi 20 anni, c'è di nuovo un grandissimo disallineamento fra lo sviluppo tecnologico
e le competenze dell'individuo. E questo gap oggi la scuola fa in modo che la scuola sia disconnessa dalla società. Oggi le competenze che oggi richiede il mondo del lavoro, che richiede, non sono adeguate, diciamo, cioè la scuola non produce competenze adeguate per poter mandare ragazzi oggi nel mondo del lavoro, ma nemmeno nella nostra società. Cioè, e faccio proprio degli esempi limite, oggi si dovrebbe parlare nelle scuole di intelligenza artificiale. Perché? Perché l'intelligenza artificiale oggi governa Amazon, governa Google, governa, si dovrebbe parlare di big data, si dovrebbe parlare, cioè avremmo bisogno di sviluppare delle competenze nei ragazzi, e invece abbiamo tutto un percorso scolastico invece basato sui contenuti, sulle conoscenze. Ed è non è che le competenze nascono come i funghi, all'interno di un percorso che invece mira ad altre cose. Che le posso dire? È difficile che sviluppi una competenza in inglese se lei mi insegna solo la grammatica. So se riesco a spiegarmi. Sì, sì. Oppure una competenza storica se devo ripetere date, personaggi, battaglie e via discorrendo. E quindi mi valuta, se lei mi valuta sulle conoscenze, è difficile che io sviluppi delle competenze. Per sviluppare le competenze ci sono delle metodologie. Non posso sviluppare problem solving o essere abituato, o che le posso dire, una competenza per lavorare con gli altri, se poi devo a scuola lavorare in modo singolo, anzi, se lavoro con gli altri copio e quindi vengo addirittura punito. Quindi ci sono delle situazioni, oggi c'è proprio una disconnessione del modello scolastico con la società. Tant'è vero che uno dei temi della disoccupazione giovanile è proprio il mismatch fra le competenze richieste e le conoscenze, diciamo, che invece i ragazzi hanno all'uscita. Ma secondo lei le linee guida ministeriali si adegueranno a questa necessità? Ah, questa è una bella domanda. Potrei essere un po' polemico, se mi permette, nel Io senso. la permetto. Seneca tanti anni fa diceva che non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Questo credo che sia un tema purtroppo immortale. Se tu non hai una vision sul futuro e non, diciamo, convergi le risorse su un obiettivo preciso, su una direzione, di frantumare anche le risorse che avremo sul Recovery Fund, su tante rivoli, su tante cose, di non essere incisivo. Cioè, oggi c'è proprio bisogno di un cambio di paradigma. Cioè, noi dobbiamo passare da un modello novecentesco a un modello degli anni del 2000, e dobbiamo formare ragazzi a mestieri che, come dice la Banca Mondiale, oggi non esistono, ma che esisteranno fra 10 anni. E a mestieri, voglio dire lavori, e quindi competenze legate al lavoro che oggi ci sono, ma che tra 10 anni non ci saranno più. E questo modello, per arrivare lì, bisogna avere una vision sul futuro. Noi sulla scuola dobbiamo pensare al domani, non possiamo pensare all'oggi, perché l'oggi è già passato. Sì, infatti è per questo che mi ricollego all'ultima domanda che le ho fatto. Quindi, a suo parere, invece c'è qualche paese europeo che ha integrato nelle Sì, proprie. ci sono dei paesi europei che stanno facendo delle rivoluzioni, per esempio anche sui curricoli, per esempio la Finlandia, che è una dei paesi, ma la Finlandia non perché è più intelligente di noi, La Finlandia perché è più piccola di noi. Lo aiuta. Quindi aiuta Aiuta moltissimo. molto, certo. Perché noi, la nostra scuola è la più grande azienda del paese. È 1 milione di dipendenti, è seconda solo all'esercito americano. Cioè, è una cosa che capisce, un sistema sociale così grande al suo interno ha una inerzialità implicita, diciamo,
che si riproduce continuamente, che è difficile da trasformare, da cambiare. Quindi è veramente, senza pensare poi al piano politico, perché allora lì, quando si tocca la scuola, si tocca metà dell'elettorato italiano, e quindi diventa un tema assolutamente spinoso. Perché qualunque forza politica, diciamo. Quindi credo che non sia semplice, ecco, la scuola è un mondo complesso. A volte ne sento parlare con grande semplificazione. Non è così, la scuola è veramente complessa. Non si improvvisa, ecco, anche gli interventi sulla scuola non si possono improvvisare, se no si rischia di fare veramente degli arrosti, ecco. Io prima di salutarla, mi dispiace che sono andata anche oltre, diciamo, a quello. No, l'ho detto all'inizio che avremmo chiacchierato. Le vorrei chiedere una curiosità, quindi Didacta ci sarà quest'anno? Quest'anno Didacta ci sarà, siamo costretti ovviamente a farla online perché stiamo preparando il programma e non riusciamo a farla in presenza perché a marzo, seconda metà di marzo, la faremo online, cercheremo di fare comunque degli eventi importanti, significativi e rimandando poi all'anno successivo una Didacta in presenza che ovviamente è l'optimum, anche perché ci sono tanti espositori che presentano prodotti interessanti, ci sono anche gli workshop immersivi che abbiamo fatto, le sedute escono, non è facile farli online. E quindi faremo quello che è possibile. Magari alcune cose saranno anche più ricche, perché magari convegni riusciamo a far partecipare anche persone da tutti i paesi del mondo, quindi ha una ricchezza, diciamo, da questo punto di vista. Però altre attività certamente sono meno efficaci. Grazie Presidente, grazie davvero.